Amiche e amici di Grottagli in Rete, incontriamo al telefono Marianna Nicchiarico, assessora ai servizi sociali del Comune di Grottaglie, uno degli assessorati che ha dovuto in qualche modo riadattare il proprio operato sulla base delle necessità dettate dall'emergenza coronavirus. Assessora, ci dica come state operando in questo periodo. Un saluto a tutti intanto e a tutte. E in questo periodo ovviamente le attività sono, insomma, sono un po' sono cresciute, sono aumentate, non solo di quantità ma anche proprio di qualitativamente. Mi riferisco al fatto e anche nella varietà, insomma, delle azioni che stiamo portando avanti. Devo registrare comunque una grandissima, come dire, vicinanza da parte della cittadinanza e di quanti si stanno avvicinando all'amministrazione, non soltanto per donare, ma anche per fornire delle informazioni o comunque segnalando a volte delle situazioni insomma, di persone in difficoltà. Per quanto riguarda le attività dei servizi sociali, continuiamo ovviamente nell'ordinario, quindi tutto ciò che può portare avanti i servizi alla persona ancora attivi. Teniamo presente che con le disposizioni ministeriali e poi con anche delle ordinanze regionali sono state disposte la sospensione di alcune attività, per esempio le attività educative del nido comunale e dei nidi anche privati e convenzionati. Successivamente sono arrivate anche delle ordinanze regionali che hanno riguardato prima la sospensione anche delle attività nei centri diurni per persone con disabilità. Successivamente il decreto invece ministeriale ha diciamo, garantito lo svolgimento delle attività educative anche con modalità appunto telematiche, un po' come quello che sta avvenendo nelle scuole con la didattica a distanza. Quindi ci stiamo reinventando e le cooperative che gestiscono i servizi di cui ho appena parlato ovviamente stanno ridisegnando la loro azione. Ovviamente ogni passo viene fatto insieme, viene condiviso, viene ovviamente svolto e compiuto anche attraverso una intensa rete con il territorio. In particolare mi riferisco al distretto sociosanitario con il quale siamo in stretto contatto, perché attraverso i medici di medicina generale stiamo cercando di raggiungere quanto più possibile le famiglie, i nuclei familiari in difficoltà. A breve ci sarà anche un COC, quindi una riunione, insomma, della protezione civile ad hoc, appunto. E stiamo anche riavviando i servizi di assistenza domiciliare, per intenderci il SAD, proprio indirizzate a queste famiglie in difficoltà per offrire, ecco, dei servizi di pulizia della casa o comunque di assistenza domiciliare che altrimenti queste persone in questo periodo non avrebbero più. Ecco, diventa fondamentale, come lei diceva, il supporto anche delle associazioni locali, quindi certo. Protezione Civile, Croce Rossa, il gruppo Alpino Italiano, insomma, persone sì. Autorizzate, formate e informate su come operare sul territorio, quindi. Certo, anche perché c'è un'ordinanza regionale che, come dire, legittima la presenza sul territorio solo di volontari e volontarie appartenenti ad un'associazione, quindi appunto Croce Rossa, Protezione Civile, Soccorso Alpino. Ci stiamo, come dire, servendo anche di queste persone, stiamo lavorando in simbiosi con queste persone, devo dire, straordinarie, che vanno ben oltre, ecco, i doveri, no, del volontario. Sono persone umane, comprensive, sensibili, che si mettono a disposizione, sono a disposizione 24 ore su 24. Grazie alla Croce Rossa abbiamo attivato anche il pronto farmaco, il pronto spesa, che è un servizio che sta andando molto bene. È stato attivato anche un numero per offrire assistenza psicologica a quanti in questo periodo sono isolati e sentono il bisogno di parlare con una voce amica. Ovviamente dall'altra parte del telefono ci sono anche ci sono degli specialisti, parliamo di psicologi e consulenti familiari. Tengo anche a precisare che per quanto riguarda i servizi invece del piano sociale di zona,
sono garantite, ovviamente è ancora garantita l'assistenza, la consulenza consultoriale, quindi del consultorio familiare e la consulenza psicologica svolta dalla CSM, dal Centro di Salute Mentale, che afferiscono ovviamente alla ASL e che continuano a seguire i loro pazienti telefonicamente. Questo è per come dire, continuare a dare supporto alla popolazione, dare supporto in questo momento particolare in cui questi servizi alla persona sono di primaria importanza. Ecco, allora, insomma, chi deve stare a casa stia a casa, chi si può muovere si muove, operiamo con professionalità, insomma, uniti ce la faremo, forza Grottaglie! Assolutamente sì, ce la faremo e da domani, nel giorno a venire, daremo anche indicazioni per effettuare anche delle piccole donazioni, insomma quello che si può dare e che il ricavato di queste donazioni verrà trasformato, diciamo, in buoni spesa che verranno appunto consegnati dai servizi sociali alle famiglie in difficoltà. Quindi io ringrazio già fin da ora chi si è speso tanto per la realizzazione di tutto ciò e ringrazio anche tutta la comunità grottagliese che sta dimostrando, la comunità, le associazioni che stanno dimostrando davvero una grandissima sensibilità e una grandissima voglia di fare e di donare. Grazie. Beh, e noi attraverso l'assessora Marianna Nicchiarico ringraziamo lei, ringraziamo tutto il personale dell'assessorato e dei servizi sociali e tutti quelli appunto che si stanno adoperando per superare al meglio questa emergenza. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie a voi.